Ecco, incursione diretta alla University of Fighting prima di Milano in the Cage. Eccolo, Max, che ci... Hola! Allora, Milano, pronto per Milano in the Cage? Eh? Prontissimi. Prontissimi. Ci Com'è? Siamo. C'è già la prevendita dei biglietti. Aspetta che li inquadriamo. Eccoli qua. Milano in the Cage 2, la vendetta. E com'è? Già cominciano a chiedere i biglietti, insomma. Cominciano sì, già a circolare. Sarà una grande richiesta. I bordo gap sono quasi tutti esauriti. Quindi, penso che ci sarà pienone quest'anno. Eh beh sì, poi insomma, grande attesa per gli incontri, ci sono incontri tutti molto interessanti, tutti belli. Ce n'è anche uno femminile, no? Sì. Eccolo qua. Eccolo qua. Sono già... In arrivo, perché sì, già live, stavamo parlando di biglietti, esatto, li guardavo inquadrati subito. Eccoli, guarda, questi sono i biglietti ufficiali. Guarda che belli, Milano in the Cage. Grande richiesta. Per Milano in the Cage, ecco che Claude se ne va a prendere un altro mazzetto, è vero? E dicevamo, no, gli incontri femminili, c'è... chi c'è? Chi c'è come match femminile, Claude? Abbiamo già deciso? C'è la Bucci. Confermata? Confermata con l'organizzato. La Bucci, famosissima ormai per il K1 e anche per i match di MMA che ha sostenuto ultimamente. La Torti, invece, pugile professionista, prossima all'europeo. E per la prima volta farà un match di MMA, quindi diciamo che il match è equilibrato, forse ha più esperienza la Bucci, ma comunque sia la Nita, devo dire che ha un curriculum di pugilato di tutto rispetto, quindi sarà un bel match. Poi insomma diamo una piccola anticipazione, allora, anche di altri sì. Match ci sarà Andrea Rinaudo che combatterà contro David Dolce, probabilmente questo sarà un match che cambieremo perché Dolce ha un'esperienza maggiore, quindi probabilmente lo abbineremo con un altro dei nostri work in progress, nel senso che poi alla fine la fight card la fight card per come adesso e poi se ci saranno delle variazioni comunicheremo. Quindi Andrea Rinaudo, atleta giovane ma con 6-7 match all'attivo, quindi abbastanza di esperienza, farà contro Dolce David che è un atleta di Ferretti, ha vinto i campionati italiani adesso FIKB SM per quanto riguarda l'MMA, quindi un atleta molto valido. Poi abbiamo Erno Stefco contro Riccardo Vella. Stefco ha combattuto lo scorso anno e ha vinto, è un atleta di Dino Fuoco, un wrestler più che uno striker, farà con Riccardo Vella che invece è un nostro atleta giovane ma di buone speranze ed è soprattutto uno striker, comunque sia un atleta completo, quindi è un match molto interessante. Max Canonico contro Luca Vitali. Canonico anche lui ha combattuto lo scorso anno, è una cintura marrone brasiliano jiu-jitsu, comunque anche un buono striker, farà contro Luca Vitale che la speranza è un atleta emergente, quindi una grande speranza per il suo tecnico che è Filippo Stabile, l'amico Filippo Stabile, quindi anche questo è un match molto interessante. Poi avremo Roberto Fantasia che è direttamente seguito dal nostro amico Serati, famoso Ivan Serati, direi un personaggio di tutto rispetto nel panorama del MMA, visto che ha combattuto anche contro Victor Belfort, combatterà contro un atleta, punto di domanda ancora, non sappiamo, abbiamo bisogno di una conferma, comunque sia combatterà sicuramente. Peso massimo, Silla contro Cristian Leoni. Silla l'ho visto allo Slam ed è un atleta dell'amico Marco Santi, l'ho visto ultimamente allo Slam, è un atleta di colore molto molto fisicato e molto potente, farà contro Cristian Leoni che anche lui lo conosco molto bene, fa K1 ed MMA, è un atleta di Genova molto molto esperto, sarà anche questo un bel match al fumicotone perché fra due pesi massimi di questa caratura sicuramente le botte non mancheranno. Cominciamo Alebotti che farà contro Scatizzi. Alebotti è sempre un atleta giovane del nostro circuito, è uno dei nostri beniamini. Anche lui 7-8 match all'attivo, tutti vinti, siamo molto contenti per questo. Farà contro Scatizzi, che anche questo atleta di Marco Santi mi è rimasto in mente e mi ha impressionato allo Slam perché comunque è passato ad una concretezza, cioè dal light è passato al contatto pieno e devo dire che è migliorato tantissimo e l'ho visto molto bene.
Rafael Torres contro Cagliò. Torres lo conosciamo, è quello che ha fatto lo scorso anno con Celotto, un atleta che a terra, vabbè, lo sappiamo, la cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu molto forte, ma si è allenato molto in piedi, farà con un atleta siciliano dell'amico di un nostro amico siciliano che è una palestra a Catania, che dire, non lo conosco bene, però ha partecipato al mio stage e tecnicamente l'ho visto molto valido, quindi questo è un match con un punto di domanda. Diciamo la preferenza a Torres per l'esperienza che ha, però lo sappiamo tutti che nell'MMA il punto di domanda c'è sempre. C'è sempre. Leonardo Dauria contro Vitor De Santana. Dauria è un atleta di Torino, anche lui ha grosse esperienze e farà con Vitor De Santana, che è un brasiliano che sta alla corte di Fabio Tumazzo, atleta esperto, molto bravo nel grappling, e quindi anche questo è un bel match tutto da vedere. Le preferenze non ho idea, anche qui bel punto di domanda. Adesso iniziamo a entrare nel top di quello che è il matchmaking che offre Milano De Cage. Annalisa Bucci e Rita Torti ne abbiamo appena parlato, Ademai, Barbi e Nicoletti Tiziano. Allora, Ademai lo alleno personalmente io, è un atleta molto eclettico e bravo e completo a terra e piedi. Farà contro Nicoletti, che invece Tiziano è un atleta che ho abitato due volte e tutte e due le volte ha vinto, quindi se mi porto fortuna come arbitro spero di non portare come allenatore, quindi sarà un bel match tra due atleti giovani di grosse speranze. Aldo Rodriguez e Amoruso Nicola faranno un prestige fight di full Muay Thai con i gomiti, ovviamente eccezionalmente faranno Muay Thai in gabbia, quindi anche questo è un bello scoop. Amoruso Nicola è il miglior atleta che propone la federazione di Carlotte, quindi sarà un match tra due federazioni, quindi esponenti di due federazioni, interessante quindi anche come scelta strategica, sia la FBKV contro la federazione dell'amico Carlotte. Che dire, anche questo è un atleta sul quale abbiamo puntato con l'europeo che ha vinto meritatamente al primo round, è un amico caro, è un atleta che alleno nonostante sia in Sardegna, e il pronostico vince Rodriguez. Beh, insomma, Rodriguez fortissimo, perché sì, abbiamo visto. Ambrosini contro Max Capusela. Questo Max Capusela, che tra l'altro è allenato Capusela, che è allenato dall'amico Garcia Amadori, e propostomi dal mio amico Vinicio Del Beccaro, pare sia fortissimo, pare abbia combattuto in America e quindi sia un atleta di tutto rispetto. Ci mettiamo contro, scusate ma sono costipato, Fabio Ambrosini, che è una delle nostre star, campione europeo di shootbox, ha fatto tanti match di K1 shootbox e MMA, quindi una nostra vecchia conoscenza. Una nostra vecchia conoscenza e un punto fermo di quello che è il gruppo Born to Fight. Celotto Morini. Celotto Morini mi è stato consigliato. Io personalmente non l'avrei proposto in quanto tutti e due amici, però da promotore sicuramente è un match che ha creato i presupposti per una storia, per cui, e non so neanche perché questa storia, comunque sono due atleti amati, odiati, sono due atleti seguitissimi, sono due atleti che tutti vogliono vedere contro, ma che io sostanzialmente avrei preferito non vedere. Comunque, da imprenditore starò fuori da questo che è una sfida importantissima, quindi non prenderò nessuna posizione. Ovvio che con Celotto un rapporto di amicizia di vecchia data, con Morino un po' meno, ma sono due atleti che rispetto e due uomini che ammiro, sono due belle persone, quindi che vinca il migliore. E poi tutti e due milanesi, per cui siamo a Milano in the Cage, esatto. 2, per cui insomma, che dire, che derby con casalingo. Esatto, derby Milan-Inter, insomma. Milan-Inter. Rigamonti-Borgomeo, ecco, partiamo dal Borgomeo, che è l'atleta romano che conosco da quando faceva K1 nazionale da me. È un ragazzo bravissimo, molto molto sportivo, molto gentile, una bella persona, è un grosso atleta, combattuto in America, e gli mettiamo contro Rigamonti Roberto, atleta di esperienza perché ha 70 match di strafule. Abbiamo già visto varie volte. Lo scorso anno ha vinto contro Canonico, quindi è un bel match. Anche qua una bella X.
Quindi questo è un matchmaking. Questo è l'ultimo incontro? Sì. È un Italian matchmaking, ossia solo atleti italiani, ma è assolutamente abbiamo preso la creme, assolutamente sono i più bravi e assolutamente sono quelli che sentirete parlare di un futuro prossimo e anche in un contesto molto più importante di Milano The Cage, ok? E non vi sto ad anticipare niente, ma sappiate che entro un anno ci saranno delle grosse novità. Quindi, caro Lapo, vi aspetto tutti, te sarai uno dei nostri, anzi sarai responsabile della regia, quindi che dire. È vero, come l'anno scorso, insomma, vedremo di... Sarai responsabile alla regia e all'animazione, gestirai tutte le vostre ragazze. Magari. Le ragazze che faranno parte dell'entourage della Live & Go sono tra le più belle e si presteranno a fare l'animazione come lo scorso anno, quindi ci sarà lo spettacolo dello spettacolo. Fra l'altro anche a Octagon quest'anno c'era una delle ring girls protagoniste di Milano in the Cage 1, che è Noemi Castillo, famosa per il suo spogliarello dopo Milano in the Cage, esatto. 1, vedremo se lo rifarà a Milano in the Cage, sì, 2. Confermo che rifarà lo spogliarello. C'è da dire che Milano in the Cage ha questa caratteristica, insomma, che ha sempre portato delle novità, no? L'anno scorso c'erano le moto. Quest'anno magari ci saranno magari ancora, comunque insomma ci sarà tutta una serie, magari non come l'anno scorso, ci saranno tutta una serie comunque di novità che non annunciamo e che anzi annunceremo un pezzettino per volta, ma ovviamente le sorprese più interessanti saranno direttamente a Milano in the Cage al Palasesto, per cui in attesa di Milano in the Cage. Adesso abbiamo detto il matchmaking e rincontreremo Claude Alberton molto molto presto per altre anticipazioni. A presto, grazie a tutti, vi aspetto.